quella di ieri, che è stata molto bella, anche perché ha messo in connessione in modo diretto non solo quello che stiamo facendo oggi con quello che è stato fatto in passato, soprattutto l'anno scorso, in collaborazione con il comune, con l'ufficio reti del comune, ma anche perché è uno sguardo fuori dall'università, nel senso che in effetti quello che è stato presentato ieri, le esperienze che sono state presentate ieri, sono esperienze fatte sul territorio da persone che non fanno parte, tendenzialmente, che non hanno uno status accademico. Oggi riprendiamo i medesimi discorsi con una struttura un pochino più didattica, e con ospiti anche esterni all'Ateneo. Comincio subito dando la parola a Marina Carini, che è prorettrice alla terza missione in questo Ateneo, che ci ha sempre molto sostenuto come docu-siti. L'anno scorso ha partecipato appunto agli Alla eventi, in premiazione. modo molto attivo agli eventi che abbiamo organizzato, e quest'anno sta continuando a sostenerti. Quindi le do la parola più che volentieri. Prego, Marina. Bene, grazie, grazie Nicoletta e innanzitutto buon pomeriggio a tutti quanti e un grazie agli organizzatori, a tutti coloro che si sono adoperati per la realizzazione di questo evento, che forse è inutile sottolinearlo. Ha un'enorme importanza per il nostro Ateneo proprio nell'ambito del Prorettorato alla Terza Missione, attività culturali e impatto sociale, questo è il nome definitivo che io sto rappresentando in questo momento. Ma in realtà di Terza Missione ne abbiamo sentito parlare anni fa, quando si fece strada prevalentemente il concetto di valorizzazione economica della conoscenza e il cosiddetto trasferimento tecnologico sembrava essere l'unico motore trainante delle università sul versante della terza missione. Le cose direi che si sono modificate però nel corso degli anni, in corrispondenza anche di una maggiore consapevolezza delle università. E quindi la valorizzazione economica della conoscenza, e quindi sto parlando di brevetti, spin-off e simili, è andata sempre più ad includere anche altre attività degli accademici, che sicuramente non sono nuove, ma è la loro forma e il loro grado di istituzionalizzazione che cambia. E queste attività vengono ora riconosciute in tutto ciò che si pensa debba essere parte integrante del compito istituzionale di ogni docente universitario. E quindi in questo contesto di aumentata consapevolezza che prende forma proprio quel concetto di impegno pubblico, impegno sociale, definiamola come meglio riteniamo utile, responsabilità sociale come ulteriore dimensione comunque da includere nell'accezione sempre più ampia di terza missione. Allora, se consideriamo tutto questo, si può comprendere molto bene come DocuCity, in tutte le sue sfaccettature, che si pone proprio l'obiettivo di portare all'attenzione di un pubblico il più generico possibile film e produzioni indipendenti, che coinvolge anche docenti, specialisti del settore, ospiti internazionali, pubblico esterno soprattutto, rappresenti un punto di riferimento nell'ambito di tutte quelle manifestazioni culturali Milano-Città Mondo, a cura sia del Comune di Milano, Ufficio Reti e Cooperazione Culturali, l'abbiamo detto prima, è un nome lunghissimo, e anche del MUDEC, no? Che è del Museo delle Culture. E vorrei sottolineare che DocuCity, è sicuramente, un'esperienza unica nel panorama proprio delle nostre università sul territorio nazionale. Quindi a maggior ragione manifestazioni come queste sono chiaramente da valorizzare da un punto di vista sia sociale che culturale. Quindi è per me un grandissimo piacere essere qui oggi per questa seconda giornata di questo evento, ma soprattutto per poter testimoniare ancora una volta, così come è stato l'anno scorso, come diceva Nicoletta Vallorani prima, l'impegno della statale e dei suoi docenti, e qui ringrazio veramente in particolare la collega Nicoletta, in iniziative che attraverso l'utilizzo in forma efficace delle proprie conoscenze, capacità e risorse proiettano sempre di più l'Ateneo
sul territorio. Il territorio che è molto attento a cogliere ciò che di nuovo viene sfornato dai diversi saperi che si generano all'interno di un ateneo. Ma io sinceramente non vorrei sottrarre del tempo prezioso ai relatori di questa giornata così intensa e quindi non mi vorrei dilungare oltre. E passerei immediatamente la parola alla dottoressa Ravecchia dell'Ufficio Reti e Cooperazione. E rido, scusatemi se rido per quello che è stato detto prima, no? E Cooperazione Culturale del Comune di Milano, che ha sempre sostenuto iniziative di questo tipo. E posso solo congratularmi con tutti voi per la collaborazione fattiva che cementa sempre più i rapporti della nostra università con il territorio, con MUDEC e col Comune di Milano in particolare. Grazie, grazie veramente a tutti e buon lavoro a tutti quanti. Grazie Marina, grazie. Allora, buongiorno a tutti. Ringrazio moltissimo la prorettrice Carini per le belle parole che non sono solo di forma, ma sono proprio di Di sostanza, sostanza. perché sì, perché ci siamo proprio incontrati a partire non solo da immediate simpatie e dalla voglia di fare, ma anche nel tempo, dico proprio perché tutti abbiamo di mira proprio quest'idea che l'istituzione debba avere rispetto al territorio, è una città che cambia, avere proprio il polso della situazione e avere anche una permeabilità, una grande accessibilità. Noi quest'anno, per esempio, tutti gli anni al MUDEC, appunto, organizziamo Milano Città Mondo, che è stata la piattaforma, diciamo, del palinsesto culturale che dal 2016 vede anche DocuCity come uno degli elementi anche fondativi di questo percorso, anche perché noi appunto cerchiamo sempre di far raccontare soprattutto a tutti i cittadini e a maggior ragione a quelli che malamente chiamiamo nuovi cittadini, spesso sono appunto nati qui, ma sono originari da paesi in cui noi che stiamo al MUDEC, cioè al Museo delle Culture, abbiamo un patrimonio che da quei paesi di origine di questi nuovi cittadini, diciamo, dovrebbe essere un po' la loro storia. E quindi abbiamo un tema che è quello proprio della partecipazione, dell'accessibilità di tutti alle istituzioni culturali e anche alla produzione culturale. Con DocuCity, e quindi questo era il valore del metterci insieme, del fare rete, era proprio perché attraverso il documentario, che poi è il tema delle vostre giornate, la sfida è attraverso il documentario si può raccontare, narrare e anche cercare di rappresentarsi. Quindi attraverso questo mezzo avere una possibilità di raccontare mondi, conflitti, contraddizioni e anche sensi di appartenenza che siano poi generativi per tutti. Abbiamo cominciato questa sfida da tempo, ma quest'anno, come dire, ogni anno cerchiamo di alzare l'asticella. Quest'anno il concorso, che con Nicoletta Vallorani, con grande creatività narrativa, ha intitolato Meti Città, è proprio davvero sul come il mondo sta diventando meticcio, come le nostre società sono meticce e quindi a maggior ragione noi che poi con Milano Città Mondo siamo particolarmente centrati su Milano, anche se il nostro concorso è nazionale, speriamo davvero che abbia una partecipazione alta e che sappia raccontare all'interno anche del nostro palinsesto questa sfida contemporanea, diciamo. Il concorso per quest'anno, tra l'altro, è aperto da poco tempo, rimarrà ancora aperto credo fino alla fine di giugno e sappiamo solo che il 18 di settembre ci sarà la premiazione proprio nell'ambito di Milano Città Mondo al MUDEC, speriamo in presenza, stufi appunto di tutte queste cose online. Ecco, io come dire, sono quindi particolarmente contenta di inserirmi in questo pezzo anche del vostro convegno bellissimo. Ieri ho ascoltato e ammirato tante di quelle esperienze che abbiamo anche conosciuto in questi anni, cioè c'è stato un travaso dall'università al MUDE che viceversa, proprio una continuità. E oggi davvero anche tutti questi contributi, diciamo più accademici, sono curiosissima e non vi posso fare che auguri di buon lavoro e buon proseguimento insieme.
Grazie Bianca, grazie mille. Per noi è stato fondamentale in realtà collaborare con voi e con il MUDEC nella realizzazione di questa tessitura che dall'università esce e si muove su un territorio che è un pochino più ampio e anche più difficile da chiudere dentro una griglia perfettamente disciplinata, questa difficoltà lo rende più interessante. Ma sempre in relazione a questo aspetto dei collegamenti che DocuCity o i membri di DocuCity sono riusciti a istituire con altre entità, è con noi oggi Claudio Milanesi, al quale un po' sorpresa ho chiesto se voleva farsi carico di coordinare la seconda giornata di questo nostro evento. E glielo ho chiesto per un motivo. Claudio Milanesi è docente all'Università di Aix-Marseille ed è stato l'ideatore di un gruppo di ricerca dedicato alla non fiction o non fiction, a seconda della lingua di riferimento. Gruppo nel quale io sono stata coinvolta e sono stata molto contenta di essere stata coinvolta, gruppo che adesso sta lavorando, appunto sta producendo una serie di iniziative, pensando di produrre anche delle pubblicazioni, e mi sembrava che questo tipo di lavoro fosse estremamente compatibile, estremamente vicino a quello che facciamo noi, che stiamo facendo noi attraverso questi 2 giorni di convegno, attraverso le varie iniziative e anche attraverso i nostri percorsi di ricerca individuali. Quindi adesso cederei la parola a Claudio Milanesi, che ringrazio per essere qui, chiedendogli di dire qualcosa appunto sul lavoro che aveva in mente quando ha ideato questo gruppo e poi affidandogli completamente la gestione dei 3 panel che seguiranno, insomma, che comporranno questa seconda giornata. Prego, Claudio. Grazie Nicoletta, buongiorno a tutti. Sì, è vero, sono a Aix-Marseille, sono uno degli italiani fuori d'Italia e abbiamo creato questa rete Non Fiction Network assieme a delle università francesi, spagnole e italiane, fra cui la vostra università, rappresentata da Nicoletta Vallorani. L'idea di fondo molto generica, perché non voglio entrare nei dettagli, è di studiare le scritture del reale del nostro XXI secolo. Quindi, siamo quasi tutti specialisti di letterature italiana, francese, spagnola, latinoamericana. E fin dall'inizio c'è stato chiaro che le scritture della realtà coinvolgono per forza anche la sfera visiva. Quindi abbiamo chiamato Nicoletta Vallorani conoscendo la sua specialità di lavorare a cavallo delle scritture. Le scritture di romanzi e di racconti e lo studio della letteratura e invece le scritture visive. È per quello che sono qui perché faccio un po' la comunicazione del nostro gruppo di ricerca perché il nostro gruppo di ricerca è aperto, per il momento siamo una quindicina di ricercatori sparsi appunto nell'Europa di lingua romanza e per il momento ci sono due esperti della parte visiva della scrittura della realtà. Uno è Nicoletta Vallorani e l'altro è un ricercatore spagnolo che appunto si occupa di creazioni visive della Spagna e dell'America Latina. Ma il progetto è appena iniziato, cioè è iniziato alla fine del 2019. Non si è fermato con la pandemia, anche se non abbiamo più fatto incontri in comune, e adesso abbiamo progettato un volume collettivo in cui che sarà la prima realizzazione del network quale si è formato, in cui presentiamo quelle che secondo noi sono le maggiori realizzazioni della non fiction nelle lingue romanze in francese, italiano e spagnolo. Ma questa realizzazione, questo volume, si iscrive anche in una collana che vorrebbe appunto raccogliere contributi anche
al di fuori della scrittura romanzesca e dei romanzi non fiction, anche narrativi. Quindi se qualcuno di voi è interessato a questo genere di lavoro e a collaborare con noi o a proporre delle iniziative che possono essere isolate o comuni e allargare il campo internazionale dei nostri contatti, dei vostri contatti, il nostro punto di contatto qui a Milano è Nicoletta Vallorani, quindi potete vedere con lei. Poi adesso ci siamo organizzati con un'applicazione che si chiama Slack, quindi tutto quello che produciamo e i nostri calendari sono su Slack, basta andare lì e si trova. Non dico altro perché ci sono molte cose da dire oggi, abbiamo dei tempi strettissimi e penso che posso già passare la parola a Annalisa Frisina, che parla di decolonizzare la città, l'esperienza di un laboratorio di ricerca visuale. Allora, Annalisa è professoressa associata in sociologia al Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata dell'Università di Padova e ha lavorato su studi migratori, su studi sui giovani, processi di controrazzializzazione, quindi rientra perfettamente in quello di cui abbiamo parlato già ieri e che vedremo oggi. E sarà accompagnata in questo panel da Paola Bonizzoni, che è professore associato di sociologia lì a Milano, e da Maurizio Nichetti, che non ha bisogno di presentazioni, ma che è lui l'attore, regista, produttore cinematografico e ora direttore artistico da qualche anno della sede milanese del Centro Sperimentale di Cinematografia. Grazie, quindi lascio la parola a Annalisa, prego. Grazie. Grazie alle organizzatrici, innanzitutto a Nicoletta Vallorani e a Chiara Martucci e a Claudio Milanesi per la gentile presentazione, anche per aver detto tutto il nome del dipartimento. Sono d'accordo. Allora, io ho un PowerPoint e penso che ora mi aiuteranno a caricarlo. Arrivando. Intanto appunto ripeto l'idea di riflettere su un laboratorio e farlo a partire dal tema delle tracce del colonialismo italiano nelle città. E sulla destra vedete una mappa che è ancora ovviamente in progress e la trovate sul sito di Resistenza in Cirenaica dei bolognesi che hanno avviato già nel 2015 questa idea di, usando le loro parole, fare una guerriglia odonomastica, quindi di partire dalle tracce delle vie coloniali e conoscere la storia da una prospettiva critica. E poi entrare in dialogo con questa storia, quindi ricordare altro, quindi attivare delle politiche, delle contropolitiche della memoria. E qui, come vedete, in tutto il territorio italiano troviamo insomma vie che ci interpellano. E nel mio caso, nel caso che vi sto per raccontare, il via l'ha dato questo libro di una scrittrice che molte di voi conosceranno, Hijab Ashego. Ricordo solo il suo ultimo romanzo, La linea del colore, che ho molto apprezzato. E questo libro è un libro che è accompagnato dalle fotografie di Rino Bianchi e ci fa vedere Roma attraverso degli scatti che ritraggono dei luoghi in cui sono presenti delle tracce del colonialismo italiano e insieme a dei ritratti di afrodiscendenti che sono originari appunto di quei paesi. Mi è venuto proprio il desiderio di provare a avviare un percorso in cui queste persone avessero la possibilità, oltre che venire ritratte, anche di dire qualcosa, quindi da lì l'audiovisivo, il passaggio all'audiovisivo e di mettersi in ascolto. E, io volevo solo citare un passaggio dal libro appunto di Hijab Ashego, Roma negata, perché
ci dice: nessuno racconta alle ragazze e ragazzi di oggi delle strade squadriste ad Addis Abeba, dei campi di concentramento in Somalia, dei gas usati da Mussolini contro le popolazioni inermi. Non si parla di apartheid italiano, non si ha il coraggio di spiegare ai più ai giovani che prima ancora che nascesse Nelson Mandela in Sudafrica, la segregazione veniva applicata nelle città sotto il controllo italiano. Ad Asmara, gli abitanti del villaggio di Beit Mekai, che occupavano la collina più alta della città, furono cacciati via per creare il campo Cintato, ovvero il primo nucleo della città coloniale, una zona interdetta agli eritrei, una zona solo per bianchi. Quanti conoscono l'apartheid italiano? Allora, con questi interrogativi, di anche partire da questa conoscenza così limitata, quindi diciamo in questo periodo va molto di moda un concetto fuorviante come quello di cancel culture. Qua non c'era nessun intento di cancellazione, ma proprio un desiderio di una conoscenza critica. Ed è nella direzione di quello che auspica anche una storica come Valeria Di Plano dell'Università di Cagliari, che ci dice che nella maggioranza dei casi sono le istituzioni, quelle statali, a scegliere chi o cosa sia degno di essere ricordato, e quindi celebrano storie nazionali intrise di valori colonialisti, ma oggi vacillano non solo le statue e i nomi delle vie, ma le visioni del mondo, le gerarchie sociali che fecero erigere quelle statue e nominare quelle vie. Quindi in questa Italia, in questa Europa in cui i cittadini hanno le origini più diverse, come veniva ricordato all'inizio di questo incontro, e in cui l'attivismo degli afrodiscendenti diventa sempre più rilevante, mi è sembrato particolarmente stimolante provare a fare un laboratorio di ricerca visuale in cui dei protagonisti fossero dei cittadini italiani afrodiscendenti, in dialogo con i miei studenti delle origini, insomma, più diverse. E qui vi ho segnalato anche Postcolonial Italy, perché c'è questo sito in cui potete andare, e c'è anche, tra l'altro, in attivo adesso un percorso digitale di esplorazione di Firenze da questa prospettiva. E davvero anche dentro la Federazione delle Resistenze, l'altro sito che ho messo, trovate la rete anticoloniale siciliana, insomma ci sono in tutta Italia, dal gruppo TZ di Roma, e è un momento molto interessante da questo punto di vista. Quindi quello che vi racconto che è accaduto all'interno dell'università non può essere disgiunto da quello che sta accadendo in altre città italiane, anche fuori dall'università. E l'esperienza del laboratorio. Allora, il laboratorio è iniziato nel 2015, quindi ho iniziato quella avventura che vi dicevo, legata al libro di Gial Bashego, però prima ho fatto questo lavoro sulla visualità e la contravisualità da una prospettiva appunto critica decoloniale, e sulla parte del come sono rappresentati, come vogliono essere rappresentati gli italiani afrodiscendenti. Ho collaborato fin da subito con un'associazione di Padova, allora erano studenti di varie origini, appunto Arising Africans si chiama l'associazione. E negli anni appunto abbiamo ripetuto questa esperienza di fare vari percorsi di ricerca collaborativa con loro, quindi negoziavamo all'inizio del corso quali erano i temi, e si facevano con gli studenti anche delle fotografie con immagini, cioè sostituendo le domande verbali ad alcune fotografie che potevano essere sia scelte dagli stessi partecipanti, sia proposte selezionate dal gruppo dei ricercatori studenti. E su diversi temi, e poi si è arrivati finalmente scorso a poter fare invece un lavoro audiovisivo, e questo naturalmente è stato preceduto da un lungo percorso di pressione per avere l'attrezzatura all'università adeguata. Ci ho messo diversi anni a persuadere appunto l'ex direttore del mio dipartimento ad acquistare le telecamere, i computer con i software di editing, e quindi è stato anche quello un percorso durato anni, e finalmente appunto quest'anno, l'anno
scorso 2020 siamo riusciti a realizzare questo lavoro che fra poco vi farò intravedere, insomma, almeno un assaggio. Ed è stato tanto più un'avventura perché eravamo in fase di lockdown, quindi non sapevamo mai se potevamo rientrare in aula, ed era veramente anche tutto un percorso in cui si navigava a vista anche su che cosa era possibile fare e come. C'erano delle persone che ci hanno aiutato, esperte di cinema, come quello che intravedete sulla sinistra, che è Dagmar Wimmer, un regista di origine etiope che insomma, è diventato famoso per Come un uomo sulla terra e anche Va pensiero, insomma, ha fatto diversi lavori molto interessanti e interessava collaborare con lui sicuramente per i temi affrontati, ma anche per l'approccio, perché Dagmar Wimmer si è formato anche attraverso il cinema partecipativo, con Archivio Memoria e Migranti, con Zalab, con questa associazione in particolare collaboro anche io da molti anni, e allora mi è sembrato appunto importante avere sempre dei momenti di riflessività su quello che facevamo con un esperto di cinema, perché comunque io sono una sociologa, per quanto mi sono preparata in questo campo, non è il mio mestiere. E appunto il gruppo era composto da, come vi dicevo, studenti della magistrale di cultura, formazione e società globale, tra l'altro essendo un corso in inglese c'erano anche studenti internazionali, e c'è una studentessa di origine cinese, una di origine indonesiana, e che erano lì per motivi di studio, e poi appunto c'erano anche nel gruppo invece cittadine italiane, però con origini nel familiari somale, e poi quelle altre che abbiamo coinvolto, origini eritree, e questo sulla destra che vedete è il simbolo del collettivo che poi si è creato sempre in quell'anno nel Rione Palestro, che è il protagonista di questo racconto, perché le vie a Padova con i nomi coloniali sono concentrate prevalentemente in questo rione. E tra l'altro è il rione dove vivo, quindi ero particolarmente motivata a partecipare a questi movimenti che attraversavano il quartiere, anche perché appunto mi interrogavo anche per motivi personali da abitante del quartiere sui nomi di queste vie e su come riflettere collettivamente su queste tracce del colonialismo. E io adesso vi farei vedere solo i primi due episodi dei sei episodi del composto video che ho realizzato tra l'altro insieme principalmente a Betta Campagni, che è stata mia studentessa nell'anno precedente, quindi una volta che ha finito il lavoro l'anno precedente però vi dicevo approccio che era avevamo usato prevalentemente fotografie, l'anno dopo abbiamo colto l'occasione, qua c'è il logo di Zalab Cinema Vivo, di una call di crowdfunding per chi fosse stato più votato nella primavera del 2020, e siamo state fortunate, abbiamo ricevuto appunto da tantissimi piccoli sostenitori e sostenitrice il denaro sufficiente per iniziare questa avventura, perché dall'università è arrivata l'attrezzatura ma nient'altro è già insomma, un risultato molto grande, però abbiamo bisogno anche di un minimo di sostegno appunto per pagare il nostro consulente Dagmar Wimmer, per invitare appunto i nostri protagonisti, come vi racconterò tra breve. Allora qui chiederei un sostegno per il video, vediamo 10 minuti di video, poi riprendiamo la conversazione. Thank you.
senza voce, senza peccato messo in croce. Mamma, non respiro, no, non ce la faccio più. Sono figlia di Rashida Hajiba, sono figlia di Mohammed e Malika, sono figlia di Muhtar Atiq, sono figlia di tribù della barbarie del Nord Africa, degli Amazigh. Sono figlia della questura, della fatica, sono figlia del dolore, dell'islamfobia, sono figlia di un sangue, un sentimento bastardo che mi tengo dentro. La mia gente è stanca, vittima della sua rabbia, ostaggi della fame, angeli in cielo come Abba. Mamma, non respiro, è ghiaccio freddo questo asfalto. Sono gli ultimi giorni di un ottobre incerto, precario. Ci stiamo abituando a convivere con la pandemia, con la miseria, con l'incertezza assoluta che si possa vedere oltre la propria mascherina, che ci tutelerebbe da un mondo che stiamo distruggendo con le nostre stesse mani. Siamo in una botte di ferro, siamo a un metro dal respiro, siamo senza più un volto, senza più un sorriso, e ci dicono che è tutto sotto controllo, che ci salva la solitudine, il cemento, e che una finestra ci basta per ricordarci il qui e ora. Urlo senza voce, senza peccato messo in croce. Siamo figli di immigrati sopravvissuti al Mediterraneo. Per noi significa compensare al bisogno, il bisogno di un fratello, il bisogno di una sorella, il bisogno di un parente. Western Union ci dà più sollievo di una preghiera in giallo. Non respiro, no, non ce la faccio. Siamo figli di immigrati, siamo senza un futuro, ancora qualche generazione per metterci in pari, per godere dei nostri diritti negati, perché non siamo tutti uguali, non siamo come voi, come noi, come loro, come credete che vada meglio. Cerchiamo uno spiraglio per poter respirare, soffocati da ben prima che ci tappassero la bocca e ci igienizzassero le mani. Cerchiamo una soluzione per poter sopravvivere. Non siamo sulla stessa barca, ci vuole classe a non farvelo pesare, e la mia classe sociale non ha più forza di provare rabbia e rancore. Sono morto affinché tutti se ne accorgano e ricordino che il male dietro l'angolo è privo di senso logico. Non si può fermare il nostro amore verso il prossimo, e difatti lo dimostrano. Sono figlia di Rashida Hajiba, sono figlia di Mohammed e Malika, sono figlia di Muhtar Atiq, sono figlia di tribù della barbaria, del Nord Africa, degli Amazigh. Sono figlia della questura, della fatica, sono figlia del dolore, dell'islamofobia, sono figlia di un sangue, un sentimento bastardo che mi tengo dentro. Il passato è qui, insidioso tra le nostre menti, il futuro è forse passato, il passato è qui, anche se lo dimentichi, anche se lo ignori, anche se fai di tutto per negare lo squallore di quel che è stato, lo Stato che preserva lo status di frontiere ius sanguinis. Se il mio popolo un giorno volesse la libertà, anche il destino dovrebbe piegarsi e che si spezzi. Sono per natura il superamento dello Stato-Nazione, sono figlia della diaspora e del mare di mezzo, sono le lingue che parlo e la carne che indosso, sono la reincarnazione del passato rimosso, sono poesia di Umm al-Hayr e Garcia Lorca, sono la tamorra del Bendir, sono una nomade che non si ingabbia in una storia vinta. Sono mediterranea, ogni storia ha almeno due verità. Haisa anne wa e haisa habarta majokto koria kamfure chirta kavehe di kadate si sotana ma ogi so sotana ma ogi. Allora, questa foto qui è mio papà. Sì. Ed è praticamente arrivato con il primo gruppo di 10 ragazzi somali. Sì, come borsa di studio. Con la borsa di studio. Mm. E poi queste sono le foto che praticamente abbiamo scattato proprio in Somalia. Mm. Chi è quello che fa i primi passi? Te? E allora, sì, sono io e mia sorella Fatima. Mm-hmm. Allora, siccome mia mamma scriveva sempre dietro, qui mm-hmm. era il mio primo compleanno, 20 settembre 67. E mia mamma sotto, che ha scritto dietro, ha scritto: questa foto ce l'hanno scattata i vicini casualmente, però non è nitida, anche scritto. Da quello che penso, perché queste foto le ho trovate a casa di mia mamma, sì, e me le sono fatte dare da mia sorella, da quello che penso queste foto sono state fatte per essere spedite. Ti racconto quando mia mamma ha detto ai suoi genitori, miei nonni, siamo apparentemente all'inizio degli anni 60, mm-hmm. di aver conosciuto un ragazzo che le piace, però è nero. Mm-hmm. Allora, mia nonna aveva in cucina un
quadro che raffigurava una natura morta, mm-hmm, con varie gradazioni di colore marrone. Mm-hmm. Ha iniziato da quella più chiara, ma è così? Eh no, un po' più scuro. Così? No, 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 qui così è troppo, un po' meno, così no, cioè alla fine hanno, sì, trovato il colore giusto. Giusto di dare al papà. Da dare al mio papà. Sì, comunque guarda, penso che i miei genitori siano stati una delle poche coppie miste che sono resistite fino alla fine. Sai che c'è anche via Somalia, sì, a Padova? Sì, ho visto strada facendo una volta che c'è una via che si chiama via Somalia. Sì, sì. Adesso magari cerchiamo di vederla meglio. Ecco qua via Somalia. Mm? Ma a Mogadiscio hai dei ricordi di palazzi, monumenti, vie? Sì, c'era anche 1800, c'era. Ah sì? Sì, c'erano tante cose che hanno lasciato gli italiani, specialmente la città Mogadiscio. Io abitavo anche una casa che hanno lasciato gli italiani. Io mi ricordo che andavamo al cinema italiano. Sì, sì, c'era il cinema Hammer, c'era il cinema centrale. Dopo il dittatore ha cambiato i nomi. Ah sì? E certi nomi italiani sono diventati somali. Io ho dei ricordi veramente della Somalia, perché la Somalia ha... Hai nostalgia di quei tempi? Tanto. Sono tornato dopo 23 anni, io non ho visto la guerra, ah, ero qua dall'86 e come si chiama? Sono tornato dopo 23 anni che sì, non vedevo a casa, dopo la guerra civile, sono andata ma non ho trovato la Somalia che non è stata trovata. Immagino. Sarà qua, questa sì, parte sì, qua. Sì, sì, qua su che io quando essere, salgo là lo guardo, eccola là. Generazione Italo Somma di Mogadiscio e anche noi avevamo tante vie italiane, via Roma, via Firenze, c'era tutto. In realtà la storia del colonialismo italiano nel Corno d'Africa non viene molto studiata. Alle medie e alle superiori nei miei libri di storia c'erano solo 2-3 righe, mm-hmm, legate a questo periodo storico. Somalia, okay. Noi siamo somali. Qualche origine. Ok, adesso. Vuoi sentire la tua storia? No, abito qua da quando sono nata. Quindi da quando ero piccola mi ricordo che chiedevo a mia mamma perché la nostra via si chiama via Somalia. Somalia è in Africa, giusto? E lei mi rispondeva sì, però neanche lei sa il motivo. Quindi è un dubbio che è rimasto. Di questa via ho un ricordo d'infanzia, ci passavo molto spesso con mio papà in macchina e la prima volta che ci sono passata ho chiesto: papà, ma c'è via Somalia qui? E mio papà non mi ha detto quasi niente, ha fatto un cenno. E allora dentro di me ho pensato che se qui a Padova avevano intitolato una via alla Somalia, in qualche modo la Somalia avrebbe dovuto essere importante. Poi crescendo mi sono resa conto invece che ha occupato un piccolo spazio nella storia italiana e nella mia mente di bambina avrei voluto che fosse una via importante che ricordasse un po' le mie origini, ecco. Mi è rimasta impressa una Nina Nanna, mm-hmm, che mi cantava la tata per farmi addormentare. Sì. Faceva tipo ua a ua ua ya ua horda di ko haisa ane wa i haisa habarta majokto koria kamfure. Ok, grazie. Allora, come avete visto, alla fine di ognuna di queste due storie le protagoniste hanno lasciato le loro tracce nella via. In via Libia, Wissal Hubabi ha lasciato
quella mappa alternativa del Mediterraneo in cui l'Italia è al centro, e poi lungo le vie appunto come via Cirenaica, ma anche in realtà lei è unito, perché sono tutte vicine, anche altre vie che non hanno nomi apparentemente coloniali, perché sono nomi via Catania, ma in realtà nella riflessione che abbiamo fatto, se pensiamo alla storia d'Italia e anche a quella lettura della storia d'Italia come è stata fatta per esempio in ambito antropologico da Schneider, come un caso di colonialismo interno allo stesso paese, quindi il razzismo antimeridionale come un fenomeno che non è mai passato del tutto, allora forse ha anche senso ricordare quelle vie all'interno, insomma, di altre vie che creano questo Mediterraneo come immaginario in cui riconoscersi, questo subglobale. E quindi nella invece storia di Khadija sono oggetti familiari e soprattutto questa fotografia della sua famiglia che lascia in via Somalia. E questo è stato un po' il filo conduttore di portare all'esterno qualcosa che sono le memorie intime, politiche di ciascuna di queste protagoniste, di queste anche protagonista c'è anche Emmanuel, che hanno in qualche modo risignificato queste vie. E qui vorrei appunto dire anche posizionarmi rispetto a questo percorso. Io come docente ho cercato da appunto diversi anni, in particolare attraverso questo laboratorio, di fare i conti con quella che Gloria Wecker, che è un'antropologa olandese afrodiscendenze, chiama l'innocenza bianca. L'innocenza bianca che ha a che fare con la storia dell'Europa e dal colonialismo che viene minimizzato, e in Italia pensate solo al mito degli italiani brava gente, no? Come ci siamo autoassolti molto facilmente, e quello dei colonialisti straccioni. E quindi ho pensato, per non restare intrappolati nella colonialità del potere, perché qui appunto l'idea della lunga durata di questi processi, no? Di capire la società, io sono una sociologa, la società contemporanea, capendo come appunto il colonialismo sia passato, però non sia passato del tutto a livello di rapporti di potere, e qui tutto il discorso, no, del razzismo nella società europea e del neocolonialismo, qua c'è di fronte, sulla sinistra via Libia, sappiamo che ci sono gestioni dei flussi migratori, insomma, che sono molto mortiferi, direbbe Bembe, le necropolitiche migratorie europee, insomma, hanno a che fare ancora una volta con questa storia anche violenta, no, dell'Europa. Quindi quello che ho pensato è come fare i conti con questo passato in maniera riflessiva e collettiva, perché a livello individuale la colpa ti sterilizza l'azione, mentre all'interno di processi di conoscenza, di riflessione collettiva, si passa ad assumere una responsabilità, un'abilità di rispondere, no, ai conflitti sociali nel presente. C'è un microfono aperto, se qualcuno lo può chiudere, grazie. E quindi a riflettere su questo centro politico della memoria, sento ancora questo microfono molto fastidioso, non so chi lo può chiudere, ma mi farebbe sono un piacere. Uscita, ora dovrebbe essere a posto. L'ho chiuso ora, sì. Grazie mille. E quindi quello che ho provato a fare è, partendo ovviamente da quella che è un laboratorio di ricerca, quindi riflettendo su come utilizzare le immagini, e in questo caso non solo le immagini, ma l'audiovisivo, per in questo percorso è di esplorazione urbana, no? Di comprendere anche queste contropolitiche
politiche della memoria, che tra l'altro proprio dall'anno scorso sono tornate alla ribalta grazie a Black Lives Matter, che a livello globale le ha rese visibili, anche se ovviamente sono qualcosa che viene molto più da lontano e che non riguarda ovviamente solo gli Stati Uniti. E quindi quello che mi è sembrato assolutamente importante è di rendere porosa l'aula, quindi con la città, con quello che stava accadendo nella città, nel mio quartiere, a partire in particolare da giugno dell'anno scorso, in cui appunto quel collettivo che ho citato prima, Decolonize Your Eyes, aveva iniziato a fare una chiamata pubblica, no? per interrogarsi su che fare su queste vie e con queste vie, e ho conosciuto lì appunto altre persone, e in particolare diciamo un ruolo importantissimo ha avuto un'associazione che si chiama Quadrato Meticcio, che nel rione Palestro fa sport popolare, e allora ho pensato che fosse importante creare uno scambio tra alcuni di questi attivisti, che tra l'altro avevano una formazione all'audiovisivo, e tra l'altro un attivista di questa associazione era anche una mia studentessa, quindi diciamo il passaggio è stato anche insomma agevolato, oltre ad essere un abitante del quartiere, che anche questo aiutava, e abbiamo fatto questo percorso insieme, cioè quello che facevamo nell'aula veniva poi raccontato appunto nel quartiere, nella piazza e viceversa, anche se devo tristemente dirvi che non abbiamo fatto ancora la prima restituzione pubblica nella piazza principale di questo rione, per motivi ovviamente di restrizioni sanitarie, però la faremo finalmente presto, e la piazza si chiamava Toselli, e Toselli il nome di un colonialista, e ora si chiama Piazza Caduti della Resistenza, era già stata insomma rinominata per volontà degli abitanti del quartiere, un quartiere che ha una forte memoria della resistenza antifascista, che a Padova ha avuto proprio in questo rione uno dei fulcri, ed è anche un quartiere in cui oggi c'è una componente molto significativa di origine immigrata, ci sono delle case popolari e proprio quelle, il quadrato meticcio si chiama così anche perché ci sono appunto questo gruppo di case in cui abitano tante famiglie di origine immigrata, e i cui figli appunto fanno sport, soprattutto calcio, in questa associazione. E allora io adesso vi parlo brevemente anche delle altre storie che non vedete, e poi vi faccio vedere un altro piccolo spezzone, e perché appunto avete conosciuto Wissal Hubabi, Khadija Hassan, e qua in alto a sinistra vedete Emmanuel Mbayo, che è un attivista dell'associazione che ho prima nominato, Rising Africans, e nel video conduce un tour nel centro storico di Padova, in piazza Antenore, che prima si chiamava piazza 9 maggio, 9 maggio la proclamazione dell'impero. Quindi quello che fa Emmanuel è una riflessione sul fascismo e su come in fondo non ci siamo mai defascistizzati del tutto, e la sua traccia che lascia nella piazza è rinominata alle migrazioni, perché oggi si chiama piazza Antenore, e il mitico fondatore di Padova, quindi era un profugo, ed è così che vuole ricordarla, vuole auspicare che venga ricordata anche dai cittadini di Padova. Poi abbiamo invece nella foto in basso a sinistra Ilaria Zorzan, anche lei italo-eritrea, che attinge a delle foto di famiglia, però ispirata in questo caso a un artista eritreo-canadese che lavorava molto appunto con le foto per ragionare sugli spazi disponibili, cioè disponibili per i bianchi colonizzatori, ma c'è tutta una riflessione anche a partire appunto dalla storia di suo nonno italiano friulano, che era andato appunto in Eritrea, di sua nonna, una donna eritrea, e appunto non voglio dirvi troppo. E per finire sulla destra, qui proprio andiamo al centro di Padova, in Piazza delle Erbe, dove c'è la mappa
dell'impero. Come vedete, forse in bianco ci sono i paesi, appunto si intravede la Libia e ovviamente quella che veniva chiamata l'Africa orientale italiana, no? E c'è una riflessione di Magda Mariam Tesfahou, che avete conosciuto ieri nella prima giornata, che ha partecipato proprio alla prima edizione, insomma collaborava attivamente come già attivista afrodiscendente nella versione del 2015 del corso di Visual Research Methods. Poi tra l'altro è diventata dottoranda, che ho potuto seguire con piacere, poi ha finito il dottorato e adesso continua appunto a fare ricerca e a fare attivismo. E qui quello che ha voluto raccontare è il suo modo di vedere questo, appunto questa mappa che lei racconta per molti suoi amici, studenti dell'università che ha incontrato in tutti questi anni, era sempre invisibile, no? Quindi, insomma, ora passerei all'ultimo racconto, quello di Viviana Zorzato, che abita proprio di fronte a questa via, via Baradam, che tra l'altro è un vocabolo entrato nell'uso comune ed è stato reso innocente, pochi si ricordano che è il nome di una strage, di un luogo in cui appunto gli italiani nel colonialismo hanno usato gas. E quindi quello che invece vedremo con lei è il suo modo di ricordare queste storie, e quindi chiederei ancora un aiuto per vedere questi 5 minuti questa volta del racconto di Viviana Zorzato. Grazie. Questo è un errore, faccio subito. Grazie. Io sono rimasta folgorata quando l'ho vista, perché mi sembrava di conoscerla. Era come se io sentissi di riconoscere in lei qualcosa che mi apparteneva, che di riconoscere come se... quella è stata la cosa bella. Poi alla fine, dopo aver dipinta per tantissime volte, ho sentito quasi come è stata una cura per lei, ma anche per me. E in seguito, dopo che c'è stato proprio questo momento, non sono più riuscita a dipingerla. Beh, l'importanza delle proprie origini penso insomma sia fondamentale per tutti. Per me è stato molto importante passarci attraverso la pittura. La pittura mi ha aiutato moltissimo, prima di tutto attraverso il lavoro iconografico, attraverso la riscoperta di quello che è il patrimonio culturale dell'iconografia etiope. E poi un altro percorso è stato aver incontrato casualmente su un libro di pittura un'immagine che mi ha mosso molto. Era un'immagine la cui didascalia diceva ritratto di negra, e quindi di getto ho fatto un primo ritratto a questo viso che sembrava proprio chiamarmi profondamente così. Questo è stato nel 2014 e in seguito ho ripetuto questo ritratto, l'ho fatto solo in certi momenti particolari. E dopo ho sentito che c'era un altro tipo di ricerca, era come se avevo come anche sanato una ferita, non so. Comunque, sì, io la devo ringraziare, forse magari ci siamo incontrate da qualche parte un tempo. È interessante come sono determinati periodi storici in cui ci sente di più l'esigenza di andare a fondo a determinate questioni. Penso, non so, anche a questa parola decolonizzare. Stiamo parlando non di decolonizzare rispetto a quello che può essere
uno sguardo rivolto alle ex colonie italiane, no? Ma decolonizzarsi da delle strutture che impediscono una visione, no? Allora, dal punto di vista, per esempio, di quello che riguarda delle vie del mio quartiere, penso questi nomi hanno doppia valenza, hanno tutta sempre una contraddizione. Amba, se io dico Amba Alaggi oppure Amba Aradan, cioè prima di tutto devo pensare che sono delle montagne, no? Poi dopo ci sono state combattute delle battaglie. Penso che è importante far conoscere le cose per come sono andate, però perché bisogna appropriarsi di una memoria e fissarla con un ricordo che sia, per esempio, legato a quello di una battaglia. Io preferisco pensarlo solo come una montagna. Bisogna sempre passare attraverso le contraddizioni, cioè ammettendo delle contraddizioni che sono insite, insomma, nelle storie di ognuno, no? Cioè non si riesce anche, come dire, a avere quella possibilità di avere uno sguardo capace di non essere prigioniero di una logica. Insomma, anche questo lavoro, Black Woman Variazioni, per me è stato importante perché dà uno sguardo così interiore, che è stato quello, come dire, di elaborare tutto, anche una parte in ombra. È un dato di fatto, noi siamo, e guarda qui, devo prendere questo perché è bellissimo, un disegno che ha fatto una mia amica, e sradicati dal tempo e dall'anima, e dice: non ho più confini nel cuore né bandiere dove piegare la testa. E penso anche alla frase di Giorgio Marincola, che sentire la patria come una cultura e non come un colore qualsiasi sulla carta geografica. Per quello penso che l'idea della patria è come ognuno sente proprio un'appartenenza, insomma. Grazie, va bene così. Se possiamo rivedere le slide, se è possibile, se no vado avanti lo stesso. No, arrivano. Grazie. Gentilissima. Allora, come vedete, anche in questo caso una protagonista racconta il suo modo di vedere queste vie, che sono nel suo caso proprio sotto casa, e lascia la traccia. La traccia questa volta sono appunto delle opere d'arte e le sue riflessioni, insomma, su che cosa significa essere una donna nera in Italia, no? E per lei è stato questo modo di elaborare attraverso la pittura qualcosa che ha voluto condividere con altri. E sul finire del suo racconto cita Giorgio Marincola, un partigiano nero che è stato sempre di più ricordato negli ultimi anni e lungo invece è stato dimenticato. Diciamo che una svolta è stata la pubblicazione di questo libro che ho messo in basso qua a destra, e a Padova suo nipote Antar Marincola, uno scrittore che conoscerete per Timira, romanzo meticcio, è venuto in una delle iniziative, perché come vi dicevo il laboratorio si intrecciava spesso con quello che accadeva nel quartiere, e anche Viviana, come me, abitanti del quartiere, partecipavamo, insomma, a questi eventi, e l'idea è proprio quella di questa apertura, no, che nella citazione che fa, e di quindi non solo ricordare il passato in chiave critica, non solo guardare in questo caso al razzismo e al sessismo nel presente riconducendo insomma a questa matrice coloniale questi processi di
di razzializzazione delle donne afrodiscendenti, ma anche aspirare a qualcosa di meglio collettivamente, quindi avere dei punti di riferimento che non siano appunto quei nomi di colonialisti che appunto in quanto criminali di guerra non ci ispirano qualcosa di positivo per il futuro, ma anche trovare altri modelli in cui riconoscerci. E c'è, come vi dicevo all'inizio, Kebedesh Seyoum, anche qui l'abbiamo conosciuta grazie a una scrittrice, Gabriella Germandi, nel suo libro Regina di Fiore di Pelle, che vi suggerisco, perché ne parla appunto di questa figura ed è diventata poi attraverso queste discussioni delle collettivo decolonized guys il simbolo proprio del collettivo, proprio andando anche nella direzione di riscoprire maggiormente delle protagoniste femminili, anche perché parlando di odonomastica, come forse saprete, solo il 4% delle vie che vengono dedicate a donne in Italia, e spesso si tratta di sante, quindi diciamo modelli improbabili. E quindi tornando adesso più sulla didattica, alla ricerca, mi faceva piacere sentire all'inizio il collega di Aix-en-Provence che diceva che anche negli ambiti degli studi letterari ci sia questo desiderio e questo impegno per una didattica, una ricerca più visuale. Ecco, anche nel caso della sociologia, da molti anni si prova ad andare in questa direzione. Personalmente appunto ne ho fatto un impegno anche qui, come prima vi raccontavo, quella strumentazione che è stata acquistata ovviamente non è poi utilizzata solo dal mio laboratorio, ma anche qui, dopo insomma una pressione di anni, sono riuscita ad aprire anche nella triennale un laboratorio di ricerca. Prima l'ho chiamata filmica, seguendo il filone francese, poi è stata rinominata appunto laboratorio di ricerca visuale, che adesso gestisce questo mio amico collega Stefano Collizzolli, che tra l'altro è anche un documentarista partecipativo di Zalab, quindi oltre a essere sociologo anche quest'altra competenza. E l'idea è quella proprio di riuscire intanto a far conoscere, apprendere ai nuovi sociologi, quelli che stanno formandosi adesso, veramente le numerose possibilità che ci sono. E qui sulla sinistra cito un manuale che veramente offre una panoramica ampia di ciò che è possibile fare oggi nella ricerca sociale sulle immagini e con le immagini, e con le immagini ovviamente includiamo anche il video. Ma quello che sulla destra ci propongono Jesse Bag e Jean-Pierre Duran è di fare ricerca non solo con il video, ma con il cinema. Questo è il passaggio ancora più ardito, perché a Évry, vicino Parigi, c'è un dottorato in cui gli studenti dottorandi e le studentesse hanno una formazione ibrida, vengono formati sia alle scienze sociali, in particolare alla sociologia, sia al cinema, e sono ancora casi sporadici, diciamo che loro sono stati degli apripista. Poi un'altra apripista è stata una collega amica, Morena La Barba, all'Università di Ginevra, e pochi altri, e penso che sia questa una direzione importante, cioè avere una pluralità anche all'interno della formazione delle stesse università, e quindi permettere a studenti di sociologia di andare a attrezzarsi, a formarsi insomma con chi fa cinema. E poi, come ci suggeriscono proprio Jean-Pierre Duran e Jesse Bag, collaborare, perché ovviamente non sono competenze che tu puoi capire come funzionano, puoi saperne fare fino a un certo punto, però devi collaborare con chi si è formato specificamente in quell'ambito. E questo appunto significa diventare ancora più riflessivi, perché ovviamente diciamo loro usano la metafora, che non è solo una metafora, no, del fuori campo, c'è sempre qualcosa che rimane fuori dall'inquadratura, ma non è qualcosa che accade anche quando facciamo ricerca senza le immagini, e quindi è necessario avere questa riflessività sulle scelte che facciamo.
dicevamo, no, su cosa resta fuori, e per esempio nel caso che abbiamo raccontato si tratta di un racconto che è composto da italiane afrodiscendenti che sono, non solo le abbiamo selezionati perché appunto sulla base tra l'altro di una conoscenza di lunga durata, e quindi c'era anche questa facilità nel ridurre i tempi, perché sappiamo che la ricerca qualitativa ha bisogno di tempi lunghi, il lavoro con gli studenti era di un mese e mezzo, quindi dovevano essere insomma gestiti in maniera molto stretta questi tempi, quindi dopo una introduzione alla ricerca visuale, ai temi di questo percorso, venivano fatte appunto queste passeggiate urbane e poi venivano ascoltati i racconti che ognuno di questi protagonisti volevano portare appunto con i loro corpi, con le loro voci, in questi luoghi, quindi Wissal Hubab in via Libia, Khadija Stan in via Somalia e così via, e quindi è stato un lavoro possibile per queste relazioni di fiducia che si sono create ben prima del laboratorio, e quindi c'è anche stata oltre a una selezione, anche un'autoselezione, a qualcuno disposto in questi tempi brevi a mettersi in gioco, e altrimenti appunto i tempi sono inevitabilmente più lunghi. Comunque quello che mi sembra interessante è che è un percorso ancora aperto, cioè quello che avete visto, come dire, il primo atto, in questo momento ho passato il testimone, come vi dicevo, al mio collega, c'è un altro gruppo di studenti che stanno riprendendo il testimone e continuando il racconto, insomma, di questi processi di risignificazione attraverso altre voci, altre esperienze e attraverso altre vie che non sono state incontrate fin qui, ce ne sono molte altre, e direi che per ora può bastare, vi ringrazio della pazienza. No, grazie mille, no, è stato interesse e piacere, non pazienza, assolutamente. E lascio la parola quindi a Paola Bonizzone e Maurizio Nicchetti, che intervengono sul film e su quello che hai detto. Prego. Buongiorno a tutti e a tutte, grazie per l'invito e grazie a Annalisa per questo racconto che è stato veramente molto, molto coinvolgente. E, dunque, io come Annalisa sono una sociologa che come Annalisa predilige i metodi qualitativi, però nel mio piccolo, diciamo, raramente o quasi mai mi sono dedicata ad utilizzare i metodi visuali come un approccio di ricerca, e ne sarei anche abbastanza, come dire, spaventata, perché credo che le competenze appunto da mettere in campo non siano banali, però ho una passione per il documentario, e oramai da un po' di anni nei miei corsi cerco di trovare una strategia, una soluzione per valorizzare il documentario, talvolta anche il cinema, ma devo dire soprattutto il documentario come complemento, talvolta proprio come parte integrante del programma d'esame. Sicuramente la narrazione audiovisiva io credo che sia particolarmente attraente per la sociologia, perché come insomma ci ha ben mostrato Annalisa attraverso questi spezzoni di un documentario che vi suggerisco assolutamente di vedere integralmente, questa sicuramente ci concentra l'accesso, per così dire, a mondi e realtà che sono molto distanti, talvolta temporalmente, geograficamente o culturalmente da noi, e ci consente, per così dire, di prendere in prestito, se mi passate il termine, lo sguardo dell'altro, restituendolo in una modalità che, soprattutto in termini di fruibilità, spesso io credo che riesca a raggiungere un pubblico più ampio, più diversificato di quanto avvenga, ad esempio, grazie a molti testi scritti, e sicuramente a differenza di quanto avvenga nel caso di molti saggi accademici, ad esempio, rispetto a molte cose che anche noi per lavoro siamo abituati a scrivere. E ad esempio nel corso che adesso a breve concluderò nelle prossime settimane, ho proposto a questo gruppo di studenti che sono impegnati ad elaborare una presentazione di gruppo sul tema della deaf culture, praticamente sulla subcultura dei sordi, oltre una serie di saggi teorici e prospettive anche diciamo più tradizionali di ricerca empirica, li ho invitati a riflettere su questo documentario di Herzog che si chiama Il paese del silenzio e dell'oscurità, un bellissimo documentario sui sordociechi, la cui visione
secondo me è stata fondamentale per consentire agli studenti, ad esempio, di riflettere sulla funzione di intermediazione culturale, qualcosa che a livello astratto talvolta è molto difficile da spiegare, ma che diventava assolutamente evidente, immediato, a partire dalla prospettiva della protagonista scelta dal regista, che per il fatto di non essere nata sordoceca, ma di esserlo diventata, le ha consentito di tradurre e rendere comprensibile agli altri questa radicale forma di alterità. E il lavoro di Annalisa, dei suoi studenti e dei registi e dei narratori, dei protagonisti coinvolti, va sicuramente in una direzione diversa, molto più sfidante, molto più radicale, utilizzando il documentario, per così dire, come un prodotto, l'esito di un'attività che può essere sia di ricerca ma anche un'attività di tipo didattico. E quindi ho una serie di curiosità e domande che mi sono subito venute alla mente quando, man mano che guardavo, e mi immaginavo se io sarei mai stata in grado, volendo un giorno, di provare a fare, ovviamente non da sola, però qualcosa di simile, o di proporre qualcosa di simile, ad esempio all'interno del nostro dipartimento, dove ci sono molte persone con interessi affini. E la prima cosa che mi sono chiesta è, perché ovviamente sono stata molto affascinata, come credo voi, da questi personaggi, quindi dai protagonisti, dalla loro capacità di raccontare, di raccontarsi e di aprirci quindi ad uno sguardo diverso, e mi chiedevo concretamente quali fossero state le occasioni che tu hai avuto di incontrarli, selezionarli e anche di sollecitarli a costruire un discorso che poi ha, pur nella diversa sequenza di episodi, contribuito a creare, se vedrete tutto il documentario, una narrazione particolarmente coerente, no? E che si incastrava, diciamo, molto bene in tutte le sue sfaccettature. Questa era la prima curiosità che avevo: dove hai incontrato queste persone così capaci di raccontare e raccontarsi, e come le hai, tra virgolette, ingaggiate in questo tuo lavoro? E l'altro aspetto invece ha a che fare con come operativamente si può tentare di organizzare, dal punto di vista anche molto pratico, un laboratorio di questo tipo, soprattutto, mi viene da dire, in un dipartimento, in una facoltà che non è una facoltà, un dipartimento di cinema, ma ad esempio appunto è una facoltà, un dipartimento di scienze sociali. Che tipo di formazione può servire, che tipo di competenze sono imprescindibili, che tipo di ruolo può essere dato a degli studenti che, come nel tuo caso credo, non provenivano da un percorso di studi, no, di tipo, insomma, più legato alle arti visive. Quindi materialmente come avete organizzato questa infrastruttura didattica, e quanto vi è costata? Adesso, dal punto di vista economico, sicuramente saranno stati necessari degli investimenti ingenti, però soprattutto dal punto di vista del tempo, delle risorse da dedicare e delle competenze, che poi delle professionalità che devono essere messe in campo per riuscire ad arrivare ad un risultato, anche se non così così buono, però diciamo fruibile. Raccogliamo entrambi i contributi o rispondo uno alla volta? Come, Forse è meglio che lasciamo la parola anche Maurizio, sì. Maurizio, così poi ti prendi. Sì, ma era forse, come dire, anche più semplice per Annalisa rispondere a Paola, perché io, più che una domanda, era una riflessione su questa situazione, per cui credo che sia più agile anche per chi sta ascoltando sentire subito una risposta a questi due quesiti posti da Paola. Ok, d'accordo. Grazie. Allora, io penso che la parola, diciamo, la frase chiave che hai detto è non da sola, lo farei non da sola. Ecco, anche io sono partita da lì. Il cinema è un'avventura che non si può fare mai in solitaria, più di molte altre, insomma, arti, discipline, è un'avventura collettiva. E io ero molto consapevole di questo, nel senso che mi sono formata, diciamo, la disciplina che ho trovato più affine in questa direzione è stata l'antropologia. Avevo avuto la fortuna di lavorare attraverso, insomma, una formazione
offerta dalla regione Sardegna, che ringrazierò sempre, con David McDougall, che ha scritto tra l'altro Transcultural Cinema, che andava proprio nella direzione che dicevi tu, Paola, e poi appunto Antonio Marazzi, vorrei ricordare un altro antropologo che è stato visivo, che è stato molto importante per la mia formazione. Quindi diciamo queste conoscenze e passioni per la ricerca visuale mi arrivano dalle mie frequentazioni, non dalla sociologia ma dall'antropologia, e poi ci sono arrivate, le ho portate nella sociologia. E come dicevo, non è stato molto facile all'inizio, insomma ci sono state resistenze non da poco, e diciamo che proprio nella direzione che tra l'altro apriva questa sessione, cioè di enfatizzare come sia importante tentare di essere meno autoreferenziali, quindi anche in sociologia provare, tentare una sociologia pubblica che utilizzi diversi linguaggi, che non racconti la ricerca solo attraverso articoli che leggiamo in tre, ma che appunto si interfacci con il territorio, insomma con i cittadini, la società civile, per soprattutto poi chi come noi, no, tratta temi di estrema attualità, no, migrazioni e affini. Quindi l'idea era di provare a trovare dei buoni, delle buone alleate. Ho provato appunto piano piano a convincere il direttore a acquistare questa attrezzatura, ma non sarebbe stato possibile se non mi fossi aperta al territorio, cioè a trovare anche nella società civile persone interessate, disposte a collaborare. E io penso che lì a Milano siete fortunati, avete DocuCity, avete appunto, c'è qua Michetti con il centro insomma di cinematografia sperimentale. Io penso che si possano avviare delle collaborazioni tra l'università e questi centri, e offrire una formazione anche agli studenti di scienze sociali o comunque i letterati, ormai insomma vi vogliamo tutti e ognuno se ne rappropria a proprio modo, collabora insomma con finalità diverse, però mi sembra un momento che ci invita proprio ad andare in questa direzione. Quindi tanto più a Milano, che avete già insomma delle possibili collaborazioni, io piuttosto di inventare dal niente appunto un laboratorio su questo, collaborerei con chi già insomma DocuCity o il centro di Maurizio Nichetti, e proverei appunto a dare una formazione iniziale agli studenti su questo, perché come dicevi anche tu ci vuole una formazione iniziale, e un po' ci autoformiamo noi appunto attraverso diverse esperienze, collaborando con chi fa cinema, e come vi dicevo insomma da un po' di tempo collaboro con Zalab qui a Padova, e ho fatto anche ricerca appunto con Stefano Collizzolli, che vi nominavo prima, sociologo e documentarista. E però appunto c'è bisogno di una formazione continua, e soprattutto anche agli studenti di dargli queste competenze. Io ho avuto la fortuna, proprio serendipità, che nel corso c'erano delle persone che per passioni loro personali avevano iniziato questo percorso di formazione al documentario, quindi l'hanno messo a servizio. Paola Cosma, li cito, insomma sono delle mie studentesse della magistrale, che per conto loro stavano facendo questi percorsi, quindi insomma sono state anche peer mentor, insomma facevano anche il lavoro con i loro colleghi anche di supervisione, no? Cioè è stata una collaborazione proprio di tutti nel condividere delle competenze. E quindi quello che suggerisco è proprio di creare delle reti e di avviare proprio dei percorsi in cui ci sia una formazione continua. Io ancora anche a Padova l'auspico, non ancora sono arrivata, intanto ci sono questi laboratori e sono felicissima, però diciamo che la mia ambizione più grande sarebbe quella di avere delle proprio collaborazioni anche con chi fa cinema a Padova più stabili e più insomma, in modo da non contare sul crowdfunding come ho fatto, che sono stata fortunata, ma
qualora non trovassi dei sostenitori e potessi, insomma, l'idea di poter continuare a lavorare in questa direzione senza, insomma, sentire che la fortuna di averlo potuto fare una volta, chissà se si può ripetere. Quindi questo, e poi vorrei ancora finire su quello che mi sembra particolarmente importante, sociologia pubblica, quindi la sociologia visuale, in questo caso il lavoro col documentario, come un alleato, no, della sociologia pubblica. Quindi questa modalità di fare didattica e di fare ricerca aperti al territorio, e quello che abbiamo iniziato a fare è proprio anche restituire, no, questi, per esempio Khadija Hassan in via Somalia è arrivata con la sua lettera, ha messo il link nella buca della casa, avete visto quella ragazza che abitava in via Somalia che non aveva mai avuto una risposta soddisfacente da sua madre sul perché abitiamo in via Somalia, e ha coinvolto poi la sua mamma, la sua nonna, ci ha raccontato Khadija che la risposta è stata, insomma, partecipata ed entusiasta. Quindi l'idea è di coinvolgere gli abitanti, io vorrei appunto partire dagli abitanti del rione Palestro dove abito, e poi ovviamente Padova, quindi insomma le riflessioni che nascono nell'università diffonderle anche così. Grazie. Perfetto, grazie. Lascio la parola a Maurizio. Sì, ma io mi rifarei proprio a queste ultime frasi di Annalisa per riportare un po' il discorso in un ambito didattico anche verso i ragazzi, cioè perché l'audiovisivo può essere didattica, non perché diventa cinema, perché è un'esperienza didattica riuscire a documentare con le immagini un ragionamento, un discorso, esibire un problema. Io che sono un po' diversamente giovane rispetto a voi, ho dei ricordi del secolo scorso, negli anni 90 c'era un dibattito se il cinema dovesse rientrare come materia di insegnamento nelle scuole, e tutti si aspettavano da un regista che dicessi sì, il cinema è importante, insegnate i classici del cinema. Era la cosa più stupida che si potesse fare, perché si è visto che poi andando avanti nel tempo, quando si cominciano ad avere 130 anni di storia e non 50 anni di storia, i classici del cinema ormai cominciano a essere talmente tanti che è difficile comprimerli in un corso, in una materia, in qualche ora di lezione. Piuttosto il cinema, l'audiovisivo, era importantissimo in maniera trasversale in tutte le materie, perché dalla letteratura, la filosofia, la storia, la scienza, la sociologia potevano parlare attraverso film già fatti o attraverso film da fare. Negli anni 90 questa cosa era più parlare attraverso film già fatti, perché bisognava andarli a cercare e farli vedere ai ragazzi. Perché? Perché bisognava girare in pellicola. Allora non si poteva girare facilmente. Oggi il film che abbiamo visto, bellissimo, molto toccante, molto di significato, si può tecnicamente fare con una troupe di 3 persone, 2 persone, più sono bravi, uno va anche in giro da solo, un filmmaker che fa tutto. Però diciamo anche le troupe della Rai escono a fare delle interviste con 3 persone. Negli anni 90 non era possibile, minimo minimo bisognava muoversi in 10 o 15. Ecco che la tecnologia, la miniaturizzazione delle macchine da presa, la possibilità di riprendere anche con dei telefonini, ha reso a tutti la possibilità di fare un'esperienza attiva in campo audiovisivo. Questo non significa che tutti diventino registi, che tutti siano capaci di farlo, ma il fatto stesso di porsi il problema di devo andare a intervistare una persona, la devo convincere a rispondermi e devo con questa intervista dimostrare una tesi, è molto educativo, non solo perché insegna cosa si può fare con l'audiovisivo, ma insegna anche a difendersi dagli audiovisivi che fanno gli altri, perché il racconto per immagini è estremamente manipolatorio. Questo va insegnato, cioè guardando ogni telegiornale, a seconda del canale che si guarda, noi veniamo invitati a dare dei giudizi su dei fatti che vediamo. Questa è una manipolazione dell'audiovisivo. Allora, se i ragazzi hanno provato anche solo una volta a girare in maniera
istintiva e adesso la parola amatoriale non mi piace, però voglio dire con i loro mezzi, a capire come possono comunicare meglio un contenuto o cercare di nascondere se c'è un muro che non gli piace, non lo inquadrano, se invece c'è un cartello che vogliono far vedere lo inquadrano tre volte. Ecco, questo è un tipo di lavoro che una volta fatto ti permette di leggere anche i film che fanno gli altri e capire chi ti sta cercando di convincere su cose che magari poi uno si può fare un'idea invece personale. Per cui assolutamente interessante fare questo tipo di didattica al di là del prodotto finale. Il prodotto finale è bellissimo questo, però non mi starei a porre il problema se può andare a un festival, se può vincere un festival. Magari lo vince, ecco, no, mi dico, magari lo vince anche, però non ha niente a che vedere col cinema. Ecco, noi abbiamo fatto delle esperienze pensando a quello che diceva Paola prima, a Milano per esempio abbiamo collaborato col Politecnico per 2 anni con la facoltà di architettura, perché ci era piaciuta l'idea di permettere ai nostri ragazzi di documentare delle zone diciamo depresse della città, delle zone abbandonate della città da un punto di vista urbanistico, mentre gli allievi di architettura facevano un progetto scolastico su come queste zone avrebbero potuto essere reinventate. E noi abbiamo creato una decina di siti su Milano dove possiamo fare delle serate a tema in cui si vede, per esempio, penso all'ippodromo di San Siro, no? Alla grande momento di euforia che rappresentava l'epoca d'oro dell'ippica a San Siro, con le grandi scuderie, le demontelle e tutto, il degrado in cui queste scuderie sono cadute oggi, ma anche l'invenzione urbanistica con cui potranno essere reinventate domani. Questo è un lavoro che abbiamo fatto 5 o 6 anni fa ed è di pochi mesi fa la notizia che proprio le scuderie di Montel verranno reinventate con il progetto del nuovo riassetto della zona di San Siro. Allora voglio dire, l'audiovisivo serve a raccontare la memoria, a raccontare il presente e a ipotizzare il futuro. Detto questo, però, io in qualsiasi facoltà, anche di matematica, userei l'audiovisivo per spiegare un teorema, per spiegare una teoria scientifica. Ci sono dei bellissimi documentari scientifici in giro per i festival quest'anno che parlano di DNA, che parlano di cervello umano, che parlano di intelligenza artificiale, tutti temi difficili da visualizzare. Però è proprio quella la sfida, riuscire a dare forma a un pensiero. E tutte le materie possono trovare una forma che si può comunicare attraverso le immagini. Per cui complimenti, perché mi è sembrato un ottimo esempio. So le fatiche che si fanno all'interno di una università per fare queste cose, so anche la difficoltà proprio economica, che non vuol dire avere i soldi per fare il film, vuol dire semplicemente avere i soldi per far mangiare un panino a quelli che stanno lavorando, perché poi quella è la produzione di questi documentari, non è che ci sono ricostruzioni particolari, ma anche un panino certe volte può servire per fare quelle 4 chiacchiere sul set che poi fanno nascere un'intervista più bella al pomeriggio. Grazie. Vi restano 3 o 4 minuti, per cui se ognuno di voi vuol prendersi un minuto per fare una conclusione. Allora, al volo intanto volevo tranquillizzare, non c'è stata mai questa ambizione del festival, cioè proprio neanche nei sogni più sfrenati, non mi è mai lontanamente venuto in mente, perché l'idea era quella proprio di dialoghi pubblici, no? Quindi di riuscire a restituire un percorso fatto, mentre fino, diciamo, le ricerche precedenti e le esperienze didattiche precedenti ero tutto sul processo, quindi i video non avevano minimamente nessuna ambizione estetica. Qua almeno di raccontarlo in città ce l'avevo. Questo, diciamo, il mio passetto di legato a, proprio anche alle persone coinvolte che si aspettavano poi una restituzione in quartiere, era, insomma, allora un minimo stiamo attenti anche al prodotto. Però diciamo, prima ho citato l'antropologia, ecco, la differenza molto
grande nell'approccio in sociologia è che c'è sempre questa complementarietà di parole e video, non c'è un'autosufficienza del racconto filmico, no? Quindi anche ci sono dei limiti evidentemente nel come lo utilizziamo, nel senso che sappiamo che è una parte ma non è certamente tutto. E poi un'altra battuta sull'etica e le relazioni di fiducia, perché penso che ci sia un parallelismo tra un certo modo di fare ricerca qualitativa e un certo modo di fare documentario, cioè appunto quello che dicevi rispetto al dimostrare una tesi, magari nel nostro caso si traduceva nel rispondere a una domanda, una domanda che collettivamente ci facevamo, e rispondere dialogando, quindi cercando di anche qua decolonizzare i metodi, perché mentre a lungo, no, si sono considerati partecipanti come dei contenitori dai quali estrarre informazione, qua riconosciamo la stessa riflessività che abbiamo noi, sono soggetti, attori, e quindi metterli nelle condizioni di sentirsi a proprio agio e poter produrre dei racconti ricchi, personali, e che possano far riflettere, e in questo caso diciamo che ha aiutato moltissimo. Da una parte questa conoscenza che precedeva sicuramente il laboratorio, no? Per il fatto di vivere nello stesso quartiere, per il fatto di aver incrociato queste persone prima nell'università, in altre esperienze, e aver collaborato per esempio con i Rising Africans da molti anni. E quindi ancora una volta enfatizzerei questa, l'importanza della relazione osservato-osservatore, che non deve essere predatoria, l'etica della ricerca sociale, che è anche insomma l'etica del documentario, nel avere un approccio collaborativo, nel costruire qualcosa insieme in cui chi viene rappresentato poi alla fine si riconosca. E questo mi sembra insomma un piccolo contributo conclusivo che vorrei lasciare. Allora io concluderei con una battuta, Annalisa: non ti chiudere il futuro, perché Pasolini non aveva fatto nessuna scuola di cinema, veniva dalla poesia, faceva dei film poetici ed era Pierpaolo Pasolini, per cui non è che bisogna per forza fare il centro sperimentale o la civica, che adesso ho visto che c'è anche Mini Ferrara. Cioè, noi le scuole cerchiamo di insegnare il mestiere, perché non possiamo insegnare a diventare Pasolini. Noi dobbiamo insegnare a diventare dei bravi mestieranti del cinema. Però se uno è Pasolini può anche non fare la scuola e magari vince anche un festival. Per cui non ti mettere dei paletti, magari chissà, il bello è sognare. Bene. Grazie per l'incoraggiamento, ma non è il caso. Grazie. Paola Bonizzoli, vuoi dire? Sì, molto rapidamente, grazie per le sollecitazioni, e grazie soprattutto a questa riflessione poi di Maurizio Nichetti, che mi ha fatto veramente, io credo profondamente davvero nel valore pedagogico, cioè del fatto che il materiale audiovisivo debba essere inserito a pieno titolo tra ciò che noi utilizziamo come materiale didattico, perché ci aiuta a capire in maniera complementare, rafforza la nostra davvero capacità didattica. Dall'altro lato è vero, grazie per avermi sollecitato a guardare alla produzione di immagini senza tutta quest'ansia rispetto al risultato, perché è pedagogico lo stesso processo di costruzione di un'immagine, dunque cercherò, ecco, diciamo così, di mettermi alla prova di leggerla anche in questa prospettiva, che è veramente molto interessante. E poi rispetto alla ricerca, oltre a tutto ciò che ha detto Annalisa sull'etica, no, il rapporto che abbiamo osservante osservato e chi parla a nome di chi, pensiamo a quello che il documentario audiovisivo può rappresentare in termini di tutto quello che è la famosa dissemination, no? Cioè la capacità, e di nuovo appunto la sociologia pubblica, ma la scienza pubblica, quindi il modo in cui noi ricerchiamo, ricaviamo delle informazioni e riusciamo a parlare attraverso questo strumento ad un pubblico che potenzialmente è infinito e variegato, mi verrebbe da dire. Bene. Grazie mille. Grazie. Grazie a tutti, vedo anche Paolo Inghilleri che volevo salutare. Ciao, Minni, adesso so che voi avete il panel successivo, per cui sentiamoci, Paolo, che non ci vediamo mai, non ci sentiamo mai. Noi ci frequentavamo nel Novecento. Senti, la prossima volta facciamo noi una discussione sui vecchie cose rispetto alle nuove. Volentieri, molto volentieri, quando volete. Bene. Arrivederci. Grazie, Maurizio. Grazie Nicoletta, ciao!
appunto.